Buongiorno amici e bentornati anche quest'oggi all'interno del mio laboratorio. Inesorabilmente è arrivato settembre e purtroppo le vacanze sono finite per tutti. Mi auguro che le vostre ferie siano state tranquille e rilassanti, perché oggi vi propongo un'elettrofresatrice davvero interessante con un'offerta da non perdere. Quindi seguite il video fino alla fine, perché durante il video vi darò il codice promozionale che vi darà diritto ad uno sconto veramente vantaggioso. Prima però di parlarvi dell'elettrofresatrice Holtzmann OBF 1002 e di vederla in pratica come funziona, voglio farvi alcune domande. Quante volte vi è capitato di effettuare una lavorazione un po' più impegnativa e utilizzando la vostra elettrofresatrice vi accorgete che l'avete montata sotto al banco fresa? Quindi smontarla e utilizzarla è davvero noioso. Quante volte vi è capitato di effettuare una spianatura di alcune tavole con dimensioni generose che non potete passare nella pialla filo spessore e avete deciso di spianarle con il classico ponte e l'elettrofresatrice con una fresa per spianare? Ovviamente questa è una lavorazione che con un rifilatore non è possibile farlo, e anche qui ci troviamo o a smontare l'elettrofresatrice da sotto il nostro banco fresa, oppure bisogna avere un'altra elettrofresatrice disponibile. Quante volte vi sarà capitato di realizzare un progetto direttamente in cantiere dove lo state installando? A me è capitato spesso e a volte alcuni tipi di lavorazioni vanno fatte sul posto, non è possibile realizzarle tramite progetto direttamente in laboratorio per poi portarle lì, perché sono lavorazioni particolari. Quindi anche in questo caso un'elettrofresatrice da portare dietro secondo me è molto importante. Quindi ora metti in pausa il video, risponditi a queste tre domande che ti ho appena fatto e poi continua a vedere questo video. All'interno troverai uno sconto davvero vantaggioso che ti permetterà di acquistare questa elettrofresatrice ad un prezzo veramente modico. Sarai tu a decidere se acquistarla o no e se ne vale veramente la pena. Quindi ora lanciamo la sigla e poi andremo a vedere le caratteristiche tecniche di questa macchina e andremo a provarla sia a mano libera che sul banco fresa. All'interno della confezione in cartone troviamo tutti gli accessori messi a disposizione con l'elettrofresatrice. Per prima cosa troviamo il manuale di istruzioni in tedesco e inglese, troviamo la punta compasso che ci serve per fare fresate tonde, troviamo un anello copiatore che ci serve per alcuni tipi di lavorazioni che poi vedremo in futuro, due codoli da 6 e da 8 mm, la chiave di servizio per poter smontare le frese sull'elettrofresatrice, due carboncini in sostituzione per quando si rovineranno e in più la guida laterale veramente ben fatta, perché a differenza di altre elettrofresatrici che hanno soltanto il metallo a contatto con il legno quando vanno a effettuare la fresatura, questa invece ha queste due gomme nere veramente ben fatte che permettono di far scivolare in modo migliore l'elettrofresatrice sul bordo del legno. E ci tengo a precisare che la OBF 1002 della Holtzmann è un'elettrofresatrice ad uso hobbistico, ma come abbiamo potuto vedere poc'anzi è un'elettrofresatrice ben fornita di accessori, molti dei quali non troveremo sicuramente in altre marche della sua stessa fascia di prezzo. Tensione di alimentazione 220 V, 1200 W di potenza e un motore che riesce a raggiungere circa 30.000 giri al minuto, con un range di lavorazione dagli 11.000 ai 30.000. Affondamento dell'elettrofresatrice di 55 mm, quindi possiamo riuscire ad effettuare lavorazioni molto in profondità su tavole veramente spesse, e 2 metri di cavo elettrico. Alla base dell'asta di affondamento abbiamo un supporto girevole che ci permette di aumentare progressivamente la profondità di lavorazione con scatti da 2 mm. L'asta di regolazione della profondità è provvista anche di regolazione micrometrica. La velocità del motore può essere variata direttamente durante la lavorazione, perché il trimmer che si trova sopra all'impugnatura ci permette tramite il pollice di aumentare e diminuire la velocità con un range che va da 1 a 7 velocità.
L'impugnatura della macchina è provvista di supporti in gomma antiscivolo proprio nelle parti in cui con la mano si va a fare forza durante la lavorazione. Da quest'altra parte abbiamo il pulsante di avvio e all'interno un pulsante di sicurezza che non permette l'avvio della macchina in modo accidentale. Abbiamo un convogliatore delle polveri da 40 mm di sezione e da quest'altro lato un carterino che ha una duplice funzione. È trasparente, quindi ci permette di guardare cosa stiamo facendo durante le lavorazioni e in più non permette l'accesso, diciamo, all'utensile in movimento in modo inavvertito, quindi sia con le mani o sia con altri oggetti che potrebbero andare a entrare in contatto con l'utensile in movimento. Subito sopra al mandrino abbiamo il pulsante del blocco del rotore e questo pulsante ci permette di sganciare velocemente il mandrino e quindi l'utensile che stiamo utilizzando. Abbiamo la leva di blocco della profondità, come potete vedere è molto comoda perché ci permette di bloccare durante la lavorazione la profondità utilizzando il pollice e il medio. Cosa non meno importante e che sinceramente ho visto solo su questa elettrofresatrice è un adesivo che indica i DPI da indossare per poter utilizzare questo elettroutensile. Quindi così, a primo impatto, che dire, l'impugnatura è ben ergonomica, i pulsanti per l'accensione e il pulsante di sicurezza, come sentite, sono ben accessibili, la regolazione della velocità si può aumentare o diminuire durante la lavorazione semplicemente utilizzando il pollice, blocco e sgancio della profondità, quindi è una macchina che secondo me durante la lavorazione è veramente comoda. Prima però di andare avanti voglio darvi qualche piccola informazione per quanto riguarda l'acquisto di questa macchina. A chi interessa può andare direttamente in descrizione dove troverete tutti i link necessari per acquistarla e cliccando su questi link accederete al sito della Crollit. Direttamente dal sito avrete subito dal sito stesso un 8% di sconto, dopodiché potrete utilizzare lo sconto messo a disposizione da noi per poter accedere ad un ulteriore 15% cumulabile con l'8% che viene dato dalla Crollit. Quindi potrete acquistare questa macchina con il 23% di sconto, uno sconto niente male per un'elettrofresatrice di questa fascia. Ora non resta altro che effettuare qualche piccola prova sia sul legnomassello che su semilavorati.
Eccoci qui ragazzi al termine del video. Prima però di chiudere questo video voglio fare delle considerazioni su questa macchina, osservando sia i pro che i contro. Tra le cose a favore possiamo notare benissimo l'ergonomia della macchina e i vari accessori che vengono dati in dotazione, ben fornita, calcolando sempre che stiamo parlando di una elettrofresatrice di fascia hobbistica, quindi ben fornita e con un motore abbastanza potente. Questa elettrofresatrice può essere installata anche sotto un banco fresa autocostruito oppure può essere installata sotto al banco della Holtzman OFT102, un banco dedicato per questa macchina che ha delle caratteristiche molto speciali che vedremo più avanti in altri video. Questa elettrofresatrice l'ho utilizzata in tantissime lavorazioni in questo ultimo mese e devo dire che si è comportata sempre in modo egregio. L'unico difetto secondo me che ha questa macchina è il rumore, un po' troppo alto. Questo però è un difetto che comunque, essendo una macchina che fa rumore e comunque le lavorazioni sono molto lunghe, va sempre e comunque utilizzata i dispositivi di protezione per proteggere il nostro udito, quindi anche se ha un rumore elevato dobbiamo comunque utilizzare le cuffie e quindi abbatteremo senz'altro quel rumore eccessivo che può dar fastidio nel tempo. Io credo che sia un'opportunità per tutti quanti voi poterla acquistare, perché una seconda elettrofresatrice da tenere fissa sotto un banco fresa o utilizzarla come muletto per poter effettuare le lavorazioni manuali sia sempre importante e sia una cosa comoda per chi effettua lavorazioni di questo genere. Quindi ragazzi, cosa dire? Io ringrazio tantissimo i ragazzi della Grollit che mi hanno messo a disposizione questa elettrofresatrice e il banco fresa per poterla installare sotto, che come già vi ho detto vedremo nei prossimi video, perché sarà protagonista anche di alcuni progetti molto interessanti. Vi ricordo che per l'acquisto di questa macchina potete utilizzare i link in descrizione e utilizzare il codice sconto del 15% digitando Two Creative Brothers all'interno dell'apposito spazio riservato al coupon sconto durante le fasi di acquisto. Utilizzando questo sconto avrete un ulteriore sconto messo a disposizione dalla Grollit dell'8%, quindi un totale del 23% di sconto. Secondo me ne vale veramente la pena, perché è un'ottima macchina e il prezzo è davvero davvero irrisorio. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto iscriviti al canale. E se il video ti è piaciuto un like è sempre gradito, mi raccomando continuate a seguirmi anche sui social Instagram e Facebook, perché lì inserirò varie anteprime di alcuni lavori che sto facendo. Vi auguro a tutti quanti un buon fine settimana e quindi come sempre ragazzi fate i bravi e ci vediamo alla prossima, ciao!